La Tavolaccia, pizzeria-ristorante. La Tavolaccia, cucina tipica pugliese. La Tavolaccia, qualità e cortesia. Viale Milano 18, Lodi, 0371 417 252. Il guerriero è salito in groppa al suo destriero, lancia in resta, si prepara a percorrere il rettilineo finale, il rettilineo che porta a realizzare un sogno per questi fantastici tifosi, per questa società che a detta di tutti poteva essere un flop, invece ha portato la squadra alla finale, per questa città che non vede e non riassapora il grande calcio da tantissimi anni. Dossenina stracolma in ogni ordine di posti, un'emozione veramente palpabile che si sente nei giocatori quando sono arrivati, nella squadra avversaria, nei tifosi, sventolio di bandierine in tribuna, la curva piena, è da una vita che non si vedeva una cosa del genere a Lodi. Intanto leggiamo le formazioni delle squadre. Fanfulla schiera Bianchi di Cesare, Giavardi, Piras, Baggi, Dragoni, Della Giovanna, Bertin, Zenga, Gestra e Mosca. Ricordiamo squalificati Colombi e Guerini. In panchina Mercuri, Sica, Bosoni, Fucarino, Donzelli, Possali, Sofientini. Agli ordini di mister Curti. Il Sandonà schiera Saltarel, D'Amico, Iarboie, Di Prisco, De Marc, Ton, Costantini, Mone, De Freitas, Nicoletti, Pedrozzo. In panchina Deste, Altoè, Soares, Da Silva, Zuccon, Zamuner, Trainer, Ballarin. Allenata dal signor Andretta. L'arbitro, il direttore di gara è Simone Taricone della sezione di Perugia, gli assistenti Alfio Conti di Acireale e Carmelo De Pasquale di Barcellona Pozzo di Gotto. Bene, espletate le formalità, adesso cerchiamo di vivere appieno questa telecronaca, anche se devo dire che l'emozione è palpabile anche da parte mia nonostante tutto, perché abbiamo accompagnato da dicembre con la nostra piccola web questa squadra e speriamo di accompagnarla in cielo. Frasi fatte voi direte, però vi assicuro che qui l'emozione, ripeto, è palpabile. Cavenago Fanfulla in maglia gialla per scalare l'ultima tappa del Tour de France, tanto per metterla in un paragone ciclistico. Zenga e Gestra, trascinatori assieme a tutti gli altri di questa squadra. I ragazzi sono concentrati, sereni ma concentrati, abbiamo seguito durante l'allenamento le rifiniture di questa settimana, abbiamo sentito anche i fantastici tifosi che sono tutti uniti in curva, non ci sono distinzioni, una sola parola, un solo grido, tutti uniti per questa maglia. C'è gente che guarda la partita dalla terrazza, dal tetto del garage. L'arbitro sta per fischiare l'inizio di questo match, 90 minuti di passione per vivere un sogno. Zenga in possesso di palla, subito colpito Zenga, e l'arbitro non si è accorto di niente, subito colpito dal numero 11 Pedrozzo, che ha cominciato benissimo a dimostrare la grinta che ci sarà in questa partita. E il Sandonà comincia a far vedere che sa anche picchiare. Niente di grave per fortuna, zoppica un po' claudicante. Mosca dalla palla gestra che restituisce la palla al Sandonà. Dopo 8 secondi. Il primo fallo ricorda un Tardelli su Rivera di moltissimi anni fa. Sandonà deve assolutamente... Zenga, due falli, tutti su Zenga. Va così, sappiamo che dobbiamo soffrire, sappiamo che il Sandonà viene qua, deve per forza... assolutamente fare due gol per portare a casa il risultato e la mette subito sulla fisicità. Speriamo che l'arbitro sia all'altezza, anche se è euforico visto che
non è proprio uno spilungone, perdonate la battuta. Dragoni ribattuto, palla in avanti, esce Bianchi con calma, palla fuori. Partita attesa, palpabile veramente. San Donà deve per forza fare la partita, il fanfulla può anche cercare, anche se non è nelle sue corde, di addomesticarla, ma abbiamo sentito anche Curti nelle interviste pre-partita che il Cavenago fanfulla gioca in un modo e non è che può cambiare per stare al risultato, vuole dare una soddisfazione anche magari facendo un gol che potrebbe spegnere i bollenti ardori del San Donà. Siamo solo all'inizio, farò una telecronaca super partes il più possibile, ma come potete ben capire non è facile. Palla a sinistra, va in avanti il San Donà, buon intervento di Dragoni, palla fuori, rimessa con le mani per il San Donà sulla palla Yerboye verso Pedroso, palla ribattuta, nulla di fatto, Bianchi con calma. Si sentono le urla dei giocatori in campo perché il pubblico sente la partita e c'è un silenzio. Fanfulla forse affronta un po' timidamente, Gestra invita i ragazzi a star tranquilli. Mosca fa il laterale per il San Donà, D'Amico, Gestra, Mosca, Zenga, nulla di fatto, De Freitas, prova, palla fuori, ha tentato di sorprendere Bianchi che era sul pallone, fa scorrere e fa passare il tempo, siamo già al quarto minuto, ne mancano ancora 86 più recupero. Zenga nel frattempo a centrocampo discute col numero 5 De Marc, Bianchi alla rimessa, verso Della Giovanna, salta Yerboye, rimessa con le mani di Cesare, recupera il pallone con calma, linea di centrocampo verso Zenga, nulla di fatto, buon recupero di Mosca, pressa il fanfulla, ottima Della Giovanna, buona palla in avanti, recupera Mosca, Zenga, c'era un fallo di mano involontario, Zenga entra deciso, palla con calma Giavardi, ingenuo Giavardi, Bertin ingenuo, poteva cercare San Donà, ci crede, deve, c'è un po' di, non chiamiamola paura, ma potrebbe chiamarsi braccino corto per palle, rimesse, palle, nessuno che attacca, Gestra, Mosca, rimessa per il Cavenago, partita, ragazzi sono tesi, hanno paura di mettere la gamba, Zenga non ha paura di ricevere fallo e l'arbitro lascia correre, arbitra troppo all'inglese pur essendo di Perugia. San Donà giostra a centrocampo, palla indietro sulla destra verso il numero 2 D'Amico, palla fuori, Giavardi
Leopardi, Leopardi con le mani, Zenga, venga in avanti, Gestra, palla Jacopo, buona palla verso Mosca, l'arbitro fa finta di niente, il pubblico si infiamma, effettivamente basta solo toccarli, il pubblico si infiamma giustamente perché la partita è sentita. A costo di ripetermi vi assicuro che l'emozione è palpabile, anche il tifo in silenzio, c'è paura, c'è timore, ma c'è anche sicurezza nei propri mezzi. Saltato Baggi sulla destra d'Amico, Amico al centro, finora possesso palla, si gira bene il numero 9, Piras con calma, bruttissimo pallone perso da Piras, recuperato dallo stesso, buona palla verso Mosca che non ci arriva, ruba la palla Mosca, ruba la palla Mosca, c'è Zenga da solo, c'è Zenga da solo, c'è il fallo che verrà fischiato, Zenga, Zenga, no, Zenga ha fallito un'occasione clamorosa, viene ammonito il numero 5 De Marc, Zenga ha avuto la palla per far finire la partita, purtroppo forza, va bene così, un fallaccio su Della Giovanna, mamma mia, coraggio dai, non è successo niente, purtroppo continuano a metterla sul fatto fisico, questo San Donà potrebbe aprire un negozio dove vendono carne. Fallaccio su Mosca che aveva preso palla, su Della Giovanna aveva preso palla, Zenga si è trovato la palla buona, ha provato col destro a fare un pallonetto, purtroppo il portiere che è alto è riuscito a prenderla. Forza ragazzi, forza Zenga, forza tutti, dai, è successo, è stato un attimo, per un attimo la tribuna era tutta in piedi. Ragazzi, che giornata, che giornata, che partita. Che partita. Della Giovanna ancora a terra. San Donà, squadra veramente fisica. I tifosi sono un po' delusi da questa mancata occasione, hanno strozzato l'urlo del gol in gola, entra la barella, pazzesco, al decimo minuto l'ha messa proprio sulla battaglia fisica sul fallo la squadra veneta, però Fanfulla ha dimostrato che basta un attimo e si può piazzare la zampata vincente, gioco fermo da 3 minuti. Veramente momento difficile, Della Giovanna a terra, Curti indica a Piras, indica a Gestra, Piras e Gestra a colloquio, si scalda Bosoni, si scalda Bosoni, Della Giovanna con le mani nei capelli, Della Giovanna con le mani nei capelli, non si può giocare a calcio in questo modo,
Pazzesco. Non bisogna cedere alle provocazioni di questa squadra. Arbitro. Si attende o si fa la sostituzione o attende. Attendono notizie dai sanitari, ma della Giovanna sembra non farcela. Dragoni a vuoto. La Giovanna ancora a terra. Squadra in 10. L'arbitro invita Bianchi a battere. Si sapeva che sarebbe stata una guerra, ma non si pensava che questi venissero letteralmente armati. L'arbitro ora fischia anche le semplici carezze. Il gioco maschio vale solo per una parte. Palla sinistra, Sandonai. Sandonai deve per forza andare avanti. Ci crede. Buon pallone, Bianchi c'era, la squadra è tesa. Della Giovanna non ce la fa. Sta per entrare il numero 17. Possali. Niente cambio. Della Giovanna nel frattempo ancora a terra. Pazzesco. Quel fallaccio del numero 5 ammonito, sul quale Zenga poi purtroppo non è riuscito a concludere, ma niente. Continua a metterla sul fisico, sulla lotta. Il Sandonà invita alla calma l'arbitro, ma non alla calma si invita il giocatore con un bel cartellino. Sui piedi di Dragoni verso il centro. Difesa, buon gioco. Recupera palla per un attimo De Mosca, niente da fare. Palla a sinistra. Non fischia il fuorigioco. Rimessa dal fondo, sembrava fuori gioco, ma non avendo la telecamera sui 16 metri non lo possiamo dire con assoluta certezza. Siamo arrivati dopo oltre al quarto d'ora. Entra finalmente Possali ed esce in barella della Giovanna. Bianchi supera la linea centrocampo, va in avanti, Piras, Di Cesare, palla alta, Baggi per saltare, niente da fare, Giavardi niente, Dragoni sulla palla, si lamenta per il fallo subito,
Ci provano sempre, San Donà ci prova sempre, fa sempre il fallo, la spinta. Evidentemente il mister gli ha preparato la partita in questo modo, ognuno. Buona la palla di Zenga, per un attimo Mosca, niente da fare. Possali cerca il contrasto, niente da fare. Destra, per un attimo recupera, niente da fare. Palla staziona a centrocampo. San Donà in possesso di palla dall'inizio della partita. Giavardi raddoppia da Mosca, rimessa con le mani. Messa con le mani, Destra, 2-10 a confronto, Destra attacca il numero 5, Possali a contrasto, Dragoni stoppa la palla, brutto pallone, non riesce a liberare l'area, il fanfullo non riesce a buttare via il pallone. Tiro debole del numero 7 Costantini, parata tranquilla. Niente, Fanfulla deve ritrovare un po' di calma, deve stare calmo, deve cominciare a far giocare i laterali, deve stare tranquillo e cercare di tenere il pallone. Piras perde palle in maniera clamorosa. Non si intendono i giocatori del San Donà. La squadra è tesa, ora la curva comincia ad incitare i guerrieri. Palla in avanti, Zenga di testa la prende sempre. San Donà, palla in avanti. Piras non ce la fa, Mosca, palla a destra, Baggi per intervenire sul numero 11, non ce la fa, fischiato fallo. Partita nervosa, posta in palio molto alta. Questa città non vive da un decennio una partita così importante e quindi la sentono tutti i 1500 e oltre della Dossenina di oggi. Calcio di punizione pericoloso, due uomini mini barriera, Destra e Mosca, Bianchi in tensione, Zenga a centro area, difendere, palla verso il centro, la prende Zenga, carica sul portiere, punizione per il Fanfulla. Siamo arrivati oltre il 20esimo, l'unica occasione buona, due occasioni per il San Donà discrete, l'occasione buona l'ha avuta il Fanfulla. Zenga ha mancato per un attimo il pallonetto, ma Piras, speriamo che si rimette in sesto, e c'è sempre fallo, non c'è un'azione limpida, fallo dopo l'altro. Non ho ottenuto il conto dei falli, ma avranno fatto già una quindicina di falli in 20 minuti, continuando così ne fanno 60. Dragoni verso la sinistra, Zenga non la prende per un attimo, fischiato il fuorigioco, palla rimessa. Il numero 5, autore del fallo che è costata la partita a Della Giovana, ricordiamo, un fallaccio.
dopo aver perso palla, proprio in maniera vigliacca nel senso che con calma Giavardi, Gestra, Baggi, Dragoni, Di Cesare, ancora Dragoni ha rischiato, Di Cesare con questo retropassaggio, buona la palla verso Della Giovanna, sì, verso Mosca, scusate, colpo di testa all'indietro, pallone fra le mani del portiere, rimessa subito, Gestra cerca il fallo, Baggi, Giavardi, fallo del numero 9, De Freitas, perché il Sandonà ha De Freitas di fare gol, scusate questo gioco di parole, importante mantenere la calma, Bianchi alla rimessa con calma, fischia l'arbitro, pallone verso niente da fare, Possali saltato, buona palla recuperata per un attimo da Pira, spalle indietro finché Sandonà indietreggia, Sfanfulla non riesce ancora a farsi sentire, squadra contratta, un po' di spazio a saltare Di Cesare, palla indietro, con calma Piras, gamba tesa del numero 4 di Prisco, c'è un tocco in più, non riescono a fare quel tocco in meno che possa permettere alla squadra di rilassarsi un attimo, c'è tensione palpabile, la tribuna in silenzio. I tifosi invece continuano a torso nudo ad incitare la squadra con quella scritta riprendiamola. L'arbitro fa giocare, perde palla per un attimo il numero 10 del Sandonà, niente da fare. Destreggia bene il numero 2 D'Amico, il 10. Nicoletti avanza, palla indietro verso il numero 4, ancora lascia sfilare, Di Cesare in avanti, non c'è nessuno. Palla sulla destra, verso il centro, si fa saltare in maniera ingenua Piras. Ora il fallo l'aveva fatto Baggi, l'arbitro non l'ha visto, Mosca, Gestra, Mosca con calma, Gestra, almeno teniamo la palla a 30 secondi, sbaglia Gestra purtroppo. Sì, se la prende un po' con Bertin che non ha seguito, ma dobbiamo anche sentire anche l'emozione di Bertin, di tutti i componenti della squadra. L'esperienza di Gestra, di Zenga, di Piras deve essere messa a frutto oggi, infatti Gestra cerca di incitare la squadra, la grinta, comincia qualche timido dai Fanfulla dalla tribuna, Bertin cerca di fermare l'azione, i 2-10 a confronto, buona triangolazione del Sandonà. Ottimo recupero di Baggi sul pallone. La palla è sempre comunque nella tre quarti, sempre nei piedi del Sandonà. Cerca di sfuggire a Di Cesare, non ce la fa, cross verso il centro. Ce la può fare Mosca. Zenga tiene la palla, ce la fa su Bertin tiene la palla, Bonde si destreggia bene, Piras attenzione dietro, buona la palla verso Gestra, Fanfulla si affaccia in attacco, Gestra indietro a Giavardi, Gestra verso il centro,
Mosca ancora verso Gestra, fa rimbalzare il pallone verso il centro, crossa, non c'è nessuno, c'è Piras con calma verso destra, il fanfullo comincia a orchestrare la manovra di Cesare, Zenga per un attimo, fanfullo comincia a buttare fuori la testa, come si dice, come dicono i neonati. Prende il pallone con le mani nettamente il giocatore del San Donà, attenzione in area, Dragoni, buon pallone verso il numero 11, non ha seguito l'azione, Bianchi con calma, il fanfulla cominciano, hanno prodotto un grosso sforzo, i giocatori del San Donà cominciano ad essere, tirare un po' i remi in barca, speriamo. Buona la palla verso Zenga, che spizza, non c'è nessuno. La giornata è calda, c'è la tensione, ci sono Guerini e Colombi squalificati, c'è tensione. Viene ammonito Bertin, no. Ha rischiato l'ammonizione Giavardi. Ha fatto segno, primo fallo. Certo che se c'è qualcuno che non si deve lamentare sulla fallosità, quella è proprio il San Donà comunque. Non vogliamo fare, se fallo c'è si fischia, se ammonizione c'è si dà. Possali. Calcio d'angolo guadagnato con astuzia, ecco, un po' con un po' di ingenuità. Possali si è fatto abbindolare, diciamo così, Yarboye. Calcio d'angolo. Ragazzi, che tensione. Si potrebbe tagliare con un coltello. C'è qualcosa da dire in area. Bianchi, Zenga. Staranno chiaramente agitando le braccia e le mani i giocatori, come sempre in area, di entrambe le squadre. L'arbitro osserva. Stiamo calmi, non cadiamo nelle provocazioni. Palla lontana. In curva, anzi la palla è finita alla farmacia dietro la curva, se qualcuno ha parcheggiato la macchina lì durante l'intervallo è meglio andare a dare un'occhiata. Bianchi con calma, siamo arrivati al 32esimo e la partita si trascina con il San Donà sempre in avanti, timidi abbozzi di reazione da parte del fanfulla, ma non è ancora convincente la squadra, ancora sulle gambe, non c'è convinzione. Buon recupero, Baggi con calma, poteva stare calmo, comunque va bene così. Andiamo avanti, siamo arrivati alla mezz'ora, ancora un'ora di passione. Giavardi con calma, Mosca indietro, Piras non può fare questo in quella zona del campo, numero 11, e c'è la rete del San Donà su un bruttissimo pallone perso da Piras, ha segnato il San Donà con il numero 11 Pedroso. Bianchi non c'è arrivato, si è disteso ma non c'è arrivato. Il fanfullo è sulle gambe. Piras ha perso un bruttissimo pallone, se la prende con se stesso. Non è il momento di fare questi giochi. Peccato. È un gran peccato. Sapevamo tutti che San Donà doveva segnare,
assegnato alla mezz'ora, deve farne un altro e portare a casa il risultato. Però nonostante gli attacchi del Sandonà, il Fanfulla non è ancora riuscito a mettere pressione al Sandonà. La squadra non c'è. Piras riesce ad allungare il pallone, niente da fare. Di Cesare con le mani, adesso bisogna stare calmi, e tirare fuori gli attributi, perché il Sandonà ci prova. Bianchi con calma, una sola occasione per il Fanfulla, non c'è stata finora la squadra non... Speriamo si rimetta un po', che riesca. Bertin saltato, Sandonà al di là dell'aggressività e dei falli è da sola in campo per ora. Il Fanfulla non riesce a fare niente. Giavardi messa con le mani, manovra il Sandonà, pallonata su Baggi, la presa sulla tempia. Tutti a dissetarsi, squadra contratta, speriamo che nel momento giusto salti fuori l'anima del guerriero. Pausa per dissetarsi. Qualcuno comincia a urlare dai Fanfulla dalla tribuna. Curti a colloquio con Gestra. Rimessa a due dell'arbitro. Bianchi, Zenga, richiamato Baggi dentro, probabilmente l'ha toccata con le spalle Zenga senza accorgersi. Vorrei far fare la telecronaca a qualcun altro, onestamente. Di Cesare con calma, palla verso, viene spinto Mosca, l'arbitro lascia correre, si gira bene, è saltato Bertin, non ci mettono grinta, non c'è, e subisce fallo il numero 3 di Bertin, che era stato saltato in precedenza. Brutta punizione al limite. Il Sandonà onestamente ha la partita in mano, come si dice. Deve uscire il Fanfulla, deve trovare le forze dentro di. Deve trovare la forza dentro, come deve fare una guerra non stellare, ma una guerra combattere ad armi pari. Calcio di punizione, deviazione. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo dalla destra. Palla
sarà dettata occhio ai movimenti in area. Bianchi con sicurezza da solo, con calma, palla in avanti verso Mosca, palla in fallo laterale. I tifosi a sostenere la squadra sempre con i loro cori. Sulla rimessa con le mani di Cesare. Oh signore mio ragazzi. Verso Gestra, verso centro. Gestra prende la palla con calma, ancora Gestra. Ha provato, debole. Peccato. Timidi abbozzi di reazione, ma Sandonà per ora è, possiamo dire, padrone in campo. Firas, niente da fare. Fallo di Piras. Pallone deve stare fermo. Attenzione, Baggi, Baggi. Gestra per un attimo si è fatto prendere in controtempo, salta di Cesare, la prende. Ancora però il Sandonà sulla sinistra. Palla indietro, palla indietro. Nessuno che va a contrastare. Affolla un po' così, palla di Cesare, ancora lui. Non c'è nessuno, Possali, Dragoni, Di Cesare, spizzata in avanti, palla alla viva, squadra veramente sulla difensiva in maniera totale, non riusciamo a superare la metà campo, c'è tensione, hanno paura ed è proprio in questi momenti che bisogna tirar fuori quello che si ha. Palla fuori. Palla fuori. Zenga niente, non ci arriva. Fallo di Piras. Quarantesimo, 5 minuti al termine della prima frazione. Giocatori del Fanfulla devono sentire la partita, palla fuori, rimessa con le mani, Giavardi. Forza almeno con le mani, verso Zenga, verso il centro, Dragoni. Dragoni lascia Bianchi. Di Cesare, niente da fare, palla persa. Possali, Zenga, non ci arriva. Di Cesare, Firas, Mosca, Zenga, niente da fare. Niente da fare, sempre sul pallone la squadra del Sandonà, non concede, padrona del campo, padrona del gioco. Bertini saltato sulla velocità, riesce a prendere il pallone di Cesare verso Zenga. Niente da fare, niente da fare. Baggi rinvia. Palla sbagliata, 42esimo, squadra sulle gambe, speriamo che nello spogliatoio Corti tiri fuori la grinta che il guerriero c'ha.
Il guerriero A deve ritrovare. C'è un silenzio, 1500 persone in silenzio. Baggi voleva saltare, non se l'è sentita. Sandonà sempre sul pallone, verso il centro, Bianchi la lascia. Fortunatamente incespica il pallone. Attenzione, attenzione, i proprietari della BMW targata EM446XC e Peugeot targato DX894EV sono pregati di spostarle immediatamente. Ripeto, i proprietari delle macchine Bianchi targato EM46, niente da fare, 446XC palla fuori, targato DX894EV, è pregato di spostarlo immediatamente, grazie. La curva di Cesare con le mani, Zenga, Bertin non ce la fa, Fossali non ce la fa, contrastata la contrasti a centrocampo, niente da fare, palla ancora al Sandonà, questi ultimi minuti del primo tempo, non viene fischiato il fuorigioco, chiamava palla in avanti, devono fare attenzione i ragazzi. Bianchi alla rimessa. Ci saranno come minimo 3-4 minuti di recupero vista la lunga interruzione per l'infortunio della Giovanna sulla destra. Il Sandonà indietro. Sandonà letteralmente avrà l'80% di possesso palla. Non riesce il Cavenago Fanfulla a uscire dalla propria metà campo. Dragoni non così. Ancora il Sandonà al limite sulla sinistra. Crossa verso il centro, Baggi fuori. Fallo del numero 10 su Possali. Si cerca, si respira un po'. Ancora 3 minuti, si sta per alzare la bandierina del recupero. 3 minuti. 3 minuti di passione, Zenga. No, per un attimo poteva approfittarne, si rammarica Mosca. Era la palla almeno riuscire a portare, a superare la metà campo, a mettergli un po' di pressione, un po' di paura anche a loro. Non ce la facciamo, il Cavenago Fanfulla non ce la fa ancora, ha avuto quell'occasione, forse brucia ancora. Mani non fischiato. Messa con le mani, Giavardi. Giavardi, Giavardi su fallo, ennesimo fallo su Zenga sotto gli occhi dell'arbitro. Giavardi. Ancora un minuto e mezzo. Verso Zenga. Messa con le mani. Con calma Gestra, lascia Giavardi. Giavardi verso Zenga. Messa con le mani ancora. Sembrano gli ultimi minuti di una partita di basket, sempre fischiare i tiri liberi. Giavardi sempre con le mani, Giavardi.
Zenga non ce la fa, libera in avanti, Dragoni è da solo, Dragoni è da solo, di testa verso Bianchi, Bianchi con calma, ultimo minuto di questo primo tempo, verso destra su Mosca, prova Giavardi, no, brutto pallone regalato. Baggi chiama la squadra, Piras, perde palla Piras, ancora palla lunga, Piras aveva perso palla e si era intestardito in un dribbling, bisogna darla un po' prima, siamo qui per giocare di squadra, cerchiamo di farlo nei limiti. Rimessa per il San Donà, ultima azione per il San Donà, speriamo non... Piras di testa, brutta palla persa da Bertin, Bianchi ci mette una pezza, con la sua esperienza era nel posto giusto al momento giusto. Rimessa dal fondo, l'arbitro fischierà probabilmente alla fine del primo tempo. E la fischia in questo momento. Finisce il primo tempo. San Donà in vantaggio per 1-0, il fanfulle sulle corde, alle corde, squadra attesa. Zenga arrabbiato. Squadra negli spogliatoi, ci sentiamo il secondo tempo, facciamo smaltire un po' anche noi la tensione. Parte questo secondo tempo, è entrato Donzelli al posto di Bertini che era un po' fuori partita, l'arbitro controlla che tutto sia pronto e fischia l'inizio di questo secondo tempo che ci auguriamo non sia una tortura come il primo. Bocca al lupo ai ragazzi, cerchiamo di mettere la testa fuori. Il primo tempo è stato appannaggio totale del San Donà che riparte subito in avanti sulla destra, tunnel nei confronti di Baggi, destra con calma di Cesare, può andare sulla destra, involarsi. Scarpata, si è sentito il rumore fino un primo minuto, già fanno sentire i tacchetti. Dragoni. Ciabattata, niente da fare, palla già del San Donà, di Cesare la recupera, destra, Mosca, tiene la palla. Ammonito Gesta per un fallo di reazione, stanno cedendo i nervi, San Donà ovviamente essendo, la mettono sul fallo, hanno iniziato così, hanno iniziato il primo tempo così e il secondo tempo non poteva che andare altrimenti. Squadra tignosa come si dice, secondo minuto e già puntano i nervi, devono stare calmi ma cercare di Cesare d'esterno, niente da fare. Possali fa saltare, salta, non c'è verso di prendere sta benedetta pallone. Zenga va
verso il portiere che rinvia, Piras la prende, Possali, niente da fare, Baggi all'indietro, Dragoni con calma verso Bianchi. Che sofferenza, che sofferenza. Bianchi con calma al rinvio. Possali, non si capisce se voleva saltare o no. Niente da fare. I tifosi della curva cominciano a incitare. Colpo di tacco all'indietro. Sandonheim sempre in possesso del pallone. Hanno paura, hanno paura, non riescono a ributtare in avanti sta palla. Giocate a rugby piuttosto, ma buttate la palla avanti. Rimessa con le mani, terzo minuto. Terzo minuto, C'è una sola squadra in campo e non è il Fanfulla, purtroppo. Donzelli non ha ancora toccato un pallone. Speriamo che porti un po' di vivacità, di freschezza. È riuscito Donzelli a mettere la palla fuori, rimessa con le mani. Palla indietro, verso il centro. Bianchi con calma fa sua la sfera. Con calma. Piras non ce la fa, lascia scorrere Di Cesare. Lascia scorrere Di Cesare. Di Cesare con le mani. Zenga. Zenga prende la palla. Riesce a involarsi Mosca, speriamo. Prende la palla con le mani, buona posizione per una punizione, scusate il gioco di parole. Riusciamo a alleggerire un po' la manovra, riusciamo a tenere su palla, riusciamo a tenere la palla lontana dall'area. Tutte frasi fatte che si dicono anche nelle partite che contano, ma vi assicuro che questa partita conta e lo si capisce stando qua. Sulla palla Mosca, Zenga, Possali, Gestra, Donzelli, Baggi, Di Cesare, i saltatori sono in area. Ovviamente voi direte dove voi che siano, è un modo di dire. Il portiere cerca di sistemare la barriera, che è una mini barriera fatta da due persone, due giocatori. Sulla palla Mosca, per un attimo non ci arriva Zenga, per un attimo. Comunque il Fanfulla comincia a farsi vedere. Rimessa con le mani il Fanfulla, sono un paio di minuti che gestiamo la palla. Giavardi la butterà verso il centro, una spizzata, speriamo. Zenga, Donzelli riesce a tenere la palla, calcio d'angolo, buon approccio alla partita da parte di Donzelli, si sente che il giocatore è un giocatore d'attacco, un giocatore d'area. Calcio d'angolo, Gestra, Fanfulla comincia a far vedere qualcosa sotto la curva dei tifosi, un gol sarebbe una gioia, ma... Gestra verso il centro, palla fuori, calcio d'angolo, palla fuori di poco, calcio d'angolo, secondo calcio d'angolo di fila dopo una punizione, li stiamo tenendo lì, forse hanno speso tanto e il Fanfulla, avendo speso meno, ha un po' più di birra in corpo, diciamo così, anche se non è il caso di parlare di alcolici durante una partita. Ma Gestra
destra verso il centro, rinvia col portiere con le mani, Mosca ancora verso il centro, niente da fare, Di Cesare salta, la prende, palla avanti, buttata in avanti, Dragoni con calma all'indietro verso Bianchi, Fanfulla comincia ad avere il possesso della palla per questi 4 minuti, Possali, palla fuori, rimessa con le mani, Fanfulla comincia, ha messo la testa fuori, speriamo metta anche il torace, con calma Di Cesare all'indietro, Dragoni, Dragoni, lascia Mosca che era in fuorigioco, va Possali, va Possali, rimessa con le mani, non è riuscito a far carambolare la palla sul difensore del San Donà. Siamo arrivati all'ottavo minuto, Piras, Piras, niente, Baggi, ammonito, ammonito Baggi, ammonito Baggi per la trattenuta alla maglia, c'era sotto gli occhi dell'arbitro per non far partire l'azione, anche se era in superiorità numerica il Fanfulla. Comunque per 5 minuti il Fanfulla si è fatto vedere, ha creato due calci d'angolo, una punizione, insomma, speriamo che sia un buon segno per il proseguio della partita. San Donà, San Donà lascia sfilare con calma Bianchi, nono minuto, conto alla rovescia, sembra l'attacca sul muro dei carcerati. Palla lì indietro, Di Cesare salta, buona la palla per Zenga, buona la palla per Mosca, Mosca la butterà verso il centro, lunga, ma Zenga la prende, la prende, 2 contro 1, 2 su di lui, rimessa con le mani, si la mevie, ammonito Zenga per proteste, ammonito Zenga per proteste, non gli fischiano mai fallo, deve stare calmo, bisogna stare tutti calmi perché stanno cedendo i nervi, non è il caso di far cedere i nervi adesso che stiamo ricominciando a farci vedere in avanti. Rimessa con le mani, rimessa con le mani, Zavardi, Zavardi verso Zenga, per un attimo non filtra il pallone, c'era Gestra, buon pallone di Cesare, Di Cesare, buona la palla verso Gestra, non ce la fa a tenere la palla in campo, rimessa dal fondo, Zenga deve stare calmo come tutti, non cedete alle provocazioni proprio adesso, Possali, Possali, ha un crampo, ha preso una botta, 11esimo, non riesce, non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa Possali, esce Possali che era subentrato a Della Giovanna ed entra Soffientini. Donzelli, Possali e Soffientini, finite le sostituzioni. Finite le sostituzioni, mancano. Con il recupero, siamo al 12esimo, col recupero mancano 30, 35 minuti più o meno. Palla verso l'alto, Baggi, Baggi, Piras non la prende.
San Donà pericoloso sempre. Una palla sulla destra. Giavardi. Rimessa con le mani. San Donà in avanti. Ancora. Palla verso il centro. Baggi di Titacco. Soffientini. Soffientini trattenuto, guadagna una buona punizione. Con calma, con calma, con calma. Gestra stava cercando di avvelocizzare, ma Dragoni con calma. Siamo arrivati al tredicesimo. Dragoni in avanti, puntata, niente, bruttissima questa palla regalata. Bisogna non regalare questi palloni, riparte dalla propria difesa il San Donà. Baggi la prende, niente da fare. Di Cesare con calma, solo. Peccato, si scusa, palla presa male, palla regalata. Dragoni, Cincischia, Dragoni continua. Soffientini per un attimo, sembrava esserci arrivato. Giavardi, niente da fare. Buona la palla presa. Piras, Mosca. Di Cesare con calma, Gestra. Buona la palla verso Zenga, niente da fare, palla indietro verso il portiere. Soffientini attacco, niente da fare. Vai Jerry, vai! Vai! Ancora il San Donà. Perde palla, la recupera Soffientini, buona palla indietro, Piras. Mosca, fallo. Fallo su Mosca. Decimo fallo del secondo tempo. Non si smentisce il San Donà. Al quindicesimo, siamo arrivati al quarto d'ora. L'arbitro Taricone di Perugia fischia. Di Cesare, palla verso il centro. Rimessa con le mani per il San Donà. Gestra interviene, niente da fare, ancora con le mani, pallina avanti, va. Buona l'allungo di Piras verso Bianchi con calma, Bianchi la butta in avanti con esperienza, peccato, troppa esperienza, peccato un attimo di quel mezzo metro che poteva tenere la palla dentro. San Donà adesso deve attaccare per forza, buon recupero di Donzelli verso Bianchi, wow. Per essere ribattuta Zenga, prende una manata come non detto, Donzelli, niente da fare, Donzelli, ammonito Donzelli. L'arbitro non è nella sua miglior giornata. Cosa che non quadra, non si capisce, arbitro dell'andata discutibile, questo arbitro lo vedete da voi. San Donà ancora in avanti, siamo arrivati al 17esimo. È entrato sul pallone, niente fallo. Prende il pallone di Cesare, rimessa con le mani,
rimessa con le mani, siamo arrivati al 17esimo, ancora una mezz'ora minimo di patimento, ricordiamo che hanno segnato la mezz'ora del primo tempo, rimessa con le mani per il Fanfulla, Zenga, Sofientini, Donzelli in avanti, Mosca, Di Cesare, il pubblico si riscalda perché la squadra è in difficoltà, l'arbitraggio, come spesso accade al Fanfulla, non è. Sofientini a terra, non è successo niente. 18esimo, la curva incita la squadra. Dragoni, niente, colpo di testa con calma Bianchi, attende l'arrivo del giocatore, prende la palla con le mani, si appresta al rinvio. Che tensione, ragazzi, scusate se ve la trasmetto, ma Zenga, niente da fare, palla fuori, rimessa con le mani, guadagniamo ancora metri e tempo. Giavardi, Donzelli, Zenga verso Donzelli, buon pallone, Donzelli involati verso l'area, si invola verso l'area, si è portato la palla fuori, buona azione, tandem Donzelli-Zenga, si trovano a meraviglia, rimessa dal fondo, sempre Sandonà, Saltabaggi, niente da fare, palla fuori, mamma mia, palla fuori, 19esimo, Giavardi, con calma verso Zenga la prende, Donzelli sul pallone, sono entrati sul pallone, pericolo del Sandonà, Mosca indietro, ottimo intervento di Mosca a respirare la squadra, 20esimo minuto. Numero del giocatore di colore del Sandonà, fortunatamente palla alta, che patimenti, 20esimo, uno stillicidio, il tempo non passa, sembra il miglio verde. Zenga salta, niente da fare, di testa, Bianchi, con calma e con esperienza, fa trascorrere un po' di tempo, palla in avanti, partita non sicuramente bella, anzi diciamo che come partita non è da scuola calcio, come tensione è da università del calcio. Dragoni in avanti, d'esterno, Mosca di tacco, palla fuori, rimessa con le mani. Fanfulla fa una fatica a uscire con la palla, a imbastire un'azione. Ancora il Sandonà, Sofientini riesce a spizzarla, Gestra, niente da fare. Dragoni, Piras, Sofientini va in, niente da fare, Baggi, erano in due, nessuno ha chiamato la palla, un po' di inesperienza, partite di, si fanno sentire, la tensione si fa sentire anche, l'avrò detto 30 volte, lo so, perdonate, sempre Sandonà, persa palla,
destra di Cesare verso Mosca, di testa verso il portiere, prende con le mani, passando una parte da sinistra. Doppio fallo, fallo di entrambi, l'arbitro ovviamente, non essendo di Cavenago e neanche di Lodivecchio, affischia la palla, il fallo a favore del San Donà. Non era uscita la palla. Baggi, no? Si deve far saltare di là Donzelli. Sempre verso il centro, Baggio. Palla a sinistra. Parata di Bianchi. Riesce a non mettere la palla in angolo. Brivido. Brivido caldo, come si dice. Il brivido del 23esimo minuto. Il San Donà è lì. Il San Donà ha bisogno di un altro gol. San Donà ha bisogno di un altro gol. Calcio d'angolo pericoloso, occhio al centro perché l'arbitro di Cesare, il numero 11, a confronto con l'arbitro che gli invita a usare le mani per lavarsi i denti. Calcio d'angolo, tutti in area. Calcio d'angolo, reclamavano un rigore, calcio d'angolo, hanno reclamato un calcio di rigore, non... c'è stata una deviazione ma probabilmente la distanza ravvicinata non era rigore. Calcio d'angolo ancora, pericolo per il Fanfulla. Buttatela fuori, fate qualcosa. Bianchi con le mani riesce a respingere. Mosca si fa saltare, calma, non. Ribattuto. Bianchi, uno stop pericoloso che ha fatto rizzare i capelli in tribuna. Mamma mia ragazzi, mamma mia, che partita, 25esimo minuto, non se ne può più. San Donà sempre in possesso di palla. Ira saltato troppo facilmente, Dragoni, evita il fallo, Dragoni, Piras. Verso Zenga, Mani ha preso, stoppato la palla con le mani, respiriamo questo minuto, respiriamo, tiriamo avanti questa palla. Vai Gerry! Gli ultimi guerrieri fedelissimi, i Fanfulla supporter. Cambio, esce il numero 4 ed entra il numero 14, esce Di Prisco ed entra Soares da Silva, brasiliano probabilmente dal nome, si abbracciano, sulla palla Giavardi. Attenzione, se non ha sostituito il numero 4 Di Prisco ed entra il numero 14 Soares da Silva. La palla Giavardi verso il centro, Zenga, da calcio d'angolo, vediamo di fare un po' di paura anche noi con i calci d'angolo. Due palloni in campo, destra in angolo,
il centro Zenga, Donzelli, Soffientini di Cesare. Non ce la fa Donzelli a deviare la palla. Rimessa con le mani. Rimessa con le mani. Con calma. Di Cesare la butterà verso il centro, Zenga cercherà di spizzarla. Oh. Verso il centro. Ancora Di Cesare. Di Cesare. Il fallo guadagnato da Di Cesare. E ammonito il numero 7. L'arbitro, boh, si vede che dopo passato il 25esimo va a metà campo alterna. Meglio così, guadagniamo ancora dei minuti, una punizione pericolosa. Mosca dalla destra. La tensione è palpabile. L'arbitro fischia. L'arbitro fischia. Niente, nulla di fatto. Piras deve stare attento. Lascia scorrere il pallone. Ventinovesimo. Zavardi, Zenga. Nostro, dai che nostro! Rimessa con le mani. Un quarto d'ora più recupero al termine. Il trentesimo, un bruttissimo minuto. Zenga. Subisce l'ennesimo fallo, questa volta lo fischia. Sulla palla Mosca, Soffientini, Zenga, Donzelli, Baggi, Di Cesare, Gestra al limite. Cerchiamo di sfruttare questa punizione. Soffientini indietreggia. Ce la fa riprendere la palla Soffientini verso il centro. Dragoni, Dragoni verso Mosca, bruttissima palla persa da Dragoni. Non ce la fa, non ce la fa. Fa un bruttissimo passaggio lì indietro. Prendono un po' la leggera. Forza ragazzi, forza ragazzi. Comincia a partire l'urlo dalla tribuna. Dalla tribuna parte l'urlo fanfulla. Di Cesare tiene la palla in campo, non c'è nessuno, recupera palla Piras, Piras indietro, Giavardi con calma, non indietro, non indietro, Bianchi, Bianchi fuori, per un attimo la partita si sta infiammando, deve infiammarsi, infiammarsi scusate per forza perché il Sandro deve, ha l'obbligo di fare un gol, riesce a recuperare una palla Piras che sembra rientrato in partita e la perde. Niente da fare, niente da fare, continua lasciando una Giavardi, Giavardi. Reclama fallo laterale che però è per il Sandonà. Signori miei, 32esimo. 32esimo, messa con le mani. All'indietro Dragoni fa un bellissimo intervento, Mosca, Di Cesare, no, una triangolazione nata male. Piras, Piras riesce a recuperare il pallone, Zenga lo tiene, Donzelli, Donzelli. Era fuori gioco di Soffientini, l'arbitro lascia correre, l'arbitro lascia correre, facendo la guardia di aver visto, ma lascia correre.
Donzelli è fresco, deve controbattere, ce la fa. Calcio rimessa dal fondo con le mani. Ragazzi, il cuore va, altro che extra sistole. Brutto pallone, ce la fa, riesce per un attimo, Di Cesare, palla fuori. La tribuna comincia a dare nervo alla squadra, deve dare nervo alla squadra, perché questa è la vera tifoseria. Persa palla per il San Donato, Donzelli con calma, Zenga indietro, Piras, buona triangolazione, Gestra, Donzelli. La squadra si sta muovendo bene adesso, Donzelli. Palla fuori, aveva fatto tutto bene, palla fuori, scusate. Comunque dai. Fa segno il Gestra ad incitare la squadra. I ragazzi hanno bisogno del tifo. I ragazzi hanno bisogno della squadra. 33esimo minuto. I ragazzi hanno bisogno del tifo. I ragazzi hanno bisogno del tifo. Palla a centrocampo, Piras salta, la prende, Zenga. È il momento di tirar fuori gli artigli. Numero. Palla lunga, palla fuori, rimessa con le mani. Sono un po' sulle gambe quelli del San Donato, hanno speso molto. Speriamo che siano meno sulle gambe i ragazzi del Fanfulla, 34esimo minuto. Il coltello non riuscirebbe a tagliare questa tensione. Libero Lotto a centrocampo, no? Da solo. Giostrano. Buon intervento di De Cesare. Si fa anticipare Zenga. Zenga indietro. Dragoni di testa, Zenga fuori, Zenga è dappertutto, cambio per il San Donato, esce il numero 8 ed entra il numero 19, il numero 18, scusate, Ballarin al posto di Monet. Rimessa con le mani. Che tensione, ci sono di quegli sguardi in tribuna, ragazzi. Piras in avanti, non c'è nessuno. Il nuovo entrato fa scorrere. Forza, ragazzi, dovete tenere sulla squadra. Palla indietro. Permette al Fanfulla di uscire. Occasione per il San Donato, calcio d'angolo, brutto calcio d'angolo, arriva al 36esimo, 9 più recupero. Che tensione, mamma mia, oh, non ce la faccio più. Calcio d'angolo per il San Donato. Occhio. Ribatte Zenga. Rinuncia Donzelli. Vale indietro. San Donato, è tutto per tutto, le butta fuori. Donzelli, Mosca, rimessa con le mani per il Fanfulla, teniamo palla in avanti, guadagniamo metri, tempo, non si può dire il tempo è denaro in questo caso, ma il tempo è pressione arteriosa,
il tempo e pressione arteriosa risparmiata. Siamo al 40esimo. Mancano 5 minuti. In area si muovono tutti. Zenga fa fallo, fallo netto, non protesta, l'hanno visto tutti. Teniamo palla. 38esimo, mancano 7 minuti. Mancano 7 minuti, il portiere fa cenno che tirano le bottigliette perché sono i tifosi del Fanfulla che le tirano le bottigliette perché pensano che con questo calcio abbia 7 il portiere. Dragoni si impegna, niente da fare. Palla ancora per il centravanti del San Donà, palla indietro, Donzelli, niente, li lasciano giocare, non, nessuno che contrasta. Di Cesare allontana, niente, ancora palla per il... Fallo fischiato a Zenga. Fallo fischiato a Zenga, 38esimo. 38esimo minuto, tensione a mille per i ragazzi in campo, sugli spalti, e lo stesso San Donà fa l'ultimo cambio, esce il numero 3 ed entra il numero 15, esce Yerboyer ed entra Zuccon. Butteranno 4. Palla verso il centro, butteranno la palla in avanti. Occhio ai falli. Brutta la punizione, Zenga, ancora lui, Mosca, niente da fare. Mosca per un attimo ce la fa, guadagna un rimessa con le mani. Buona, grandissima partita di Monza, di Mosca, scusate, partita di cuore dappertutto. Lui, Zenga, Piras chiama i tifosi. È il momento di tirar fuori gli artigli, di tirar fuori tutto quello che si ha ancora, ogni stilla di sudore, ogni battito del cuore, per regalare un sogno a questa città, a questa tifoseria. Piras, Gestra, Gestra, Mosca con calma, subisce fallo Mosca, guadagna ancora minuti, ancora tempo. Grande partita di Mosca, di contenimento, ha potuto anche fare qualche sortita delle sue. 40esimo minuto, 5 più recupero, Gestra fa finta, finta al tiro, lascia Di Cesare che la butterà verso il centro. No, la lascia ancora a Gestra, Gestra con calma verso Zenga la tiene, niente da fare. Campanile, San Donà, Piras. Donzelli si fa anticipare, Giavardi, buona palla in avanti, Soffientini alla ricerca del pallone, Gestra non fa il fallo, Di Cesare, Di Cesare, Di Cesare si fa saltare, riesce a prendere la palla Dragoni, grandissimo intervento di Dragoni che poi commette l'ennesima ingenuità e regala palla. Dragoni, Di Cesare. Rimessa dal fondo, rimessa dal fondo, non si sa mai cosa sventola il guardialine, cosa decide l'arbitro. Dragoni ha fatto un bellissimo intervento e poi ci fa patire, sospirare tutto. Pazzesco ragazzi, mancano 4 minuti, 3 minuti e mezzo più recupero, Bianchi con calma. Zenga, Zenga la prende, Mosca, è sulle gambe anche il San Donà, è sulle gambe anche il San Donà, è sulle gambe anche il San Donà. Di Cesare con calma, Di Cesare con calma. 42esimo, Zenga, niente da fare, Gestra, Gestra cerca di contrastare, arriva Mosca, niente da fare. Scintille, ovviamente, scintille in campo, scintille in campo, scintille in campo. Mosca verrà ammonito Mosca,
è ammonito anche il numero 11, entrambi i numeri 11 ammoniti. L'arbitro prenderà almeno 5 minuti di recupero. Almeno non ha espulso nessuno quest'arbitro finora, rispetto al suo collega dell'andata. 42esimo e 30 secondi. Le squadre sono sulle gambe, il Fanfulla ci crede, il San Donà ci deve credere. Una tensione palpabile. Zenga, brutta palla. Monzelli non ci arriva. Riprende la palla Piras. Piras ha tirato fuori un numero dei suoi. Sofientini prende il fallo. Ennesimo fallo di questa squadra. Oh, 3 minuti. Due più recupero. Mi chiedono quanto manca. Io continuo a dire 3. Però mancano 2 minuti più recupero. Siamo al 43esimo e 20 secondi. 1 minuto e mezzo più recupero. Donzelli tiene la palla, tenete la palla, partita che in questi 90 minuti sono 180, non il tempo. Persa palla da Donzelli, recupera palla, 2 contro, niente da fare. Palla fuori, rimessa per il Fanfulla. 43 minuti e 50 secondi, 1 minuto e 10 secondi, l'arbitro darà almeno 5 minuti, sono state 6 sostituzioni. Oh signore, non ne posso più. Giavardi, Zenga, niente da fare. Per un attimo, ammonito espulso. Ammonito Mosca, seconda ammonizione. Avevo appena detto che non aveva ammonito, espulso nessuno. E finisce l'ennesima partita in 10. È giusto, Cristiano! È giusto! Mosca, per non far ripartire, ha messo il piedino. Va bene, ci sta. Manca 1 minuto, poteva essere. Mosca ha fatto una gran partita, ringrazio i tifosi. Esce dal campo, doppia munizione. E adesso vediamo veramente se questa squadra merita la Serie D. Perché è in questo momento, in questi ultimi minuti, che il Fanfulla deve dimostrare di valere il salto di categoria. Ci crediamo tutti, ci credono i giocatori, ci credono i tifosi, ma è il momento di dimostrarlo. 10 contro 11, il San Donà deve assolutamente attaccare. Colpo di testa, recupera la palla Zenga, fallo su Zenga. Riesce a tenere la palla il Fanfulla e scocca il 45esimo minuto e 30 secondi. 5 minuti di recupero, non se ne può più. È il momento di far vedere chi è il Fanfulla. Ragazzi, il momento, stiamo tutti con voi, in tribuna, i tifosi, il presidente, il direttore sportivo, il direttore generale, il magazziniere, Tito, tutti siamo con voi. Tenete duro. La palla verso il portiere, non può prenderla con le mani, Zenga staziona. Palla sulla destra, 46esimo. Palla verso Bianchi con calma, tiene la palla ragazzi, 46 e 30, 3 minuti e mezzo, 300 secondi, la tribuna e la curva urlano Fanfulla. Monzelli. Portiere, rinvia. Giavardi la prende, Zenga, niente da fare. Desiste, 47. Morto che parla, verrebbe da dire, ma noi vogliamo che sia il vivo che parla. Recupera palla Sofientini, niente da fare, Zenga si butta ancora. Piras prende la palla, Piras se ne guarda il vantaggio. Sulla sinistra Sofientini,
Dalla, dalla, Soffientini, è buona, la palla è buona, la palla è buona, ed è rete! Al 48esimo ha segnato il Fanfulla, è esploso lo stadio, è Serie D, è Serie D, è Serie D! Un'emozione incredibile! Soffientini, Soffientini, fa esplodere la curva, fa esplodere la tribuna. Che emozione unica, emozione unica, emozione unica. Ho vissuto poche volte una cosa del genere, poche volte. Emozionante. Mancano un minuto e mezzo. Un minuto e mezzo. Soffientini con il pallonetto. 1-1, 1-1, 1-1. La tribuna è in piedi, 1500 persone la Dossenina sono in piedi, aspettano questi ultimi 100 secondi, 100 secondi alla fine, 100 secondi alla fine, non capisco più niente, non capisco più niente. Il presidente Barbati è lì, lo vado a braccare, mancano 48esimo e 30, concederà sicuramente un altro minuto. Il Sandorà deve fare un gol per andare ai supplementari. Fallo, Soffientini fischia il fallo fischiato. Andiamo avanti. Forza ragazzi, forza ragazzi, forza ragazzi. Vi avevo chiesto di far vedere chi era il Fanfulla e l'avete fatto. Io non so cosa dire, non so più cosa fare. Bianchi, prendila! La prende, 49-03, 49-03, si avvicina il sogno, si avvicina il sogno, la tribuna è in piedi, la tribuna è in piedi, si buttano via i palloni, non si capisce più niente, dragoni, dragoni di testa, oh signore, destra, il San Donà avrà l'ultima occasione. Gestra, gestra, gestra di Cesare, buttala, la butta in avanti! 49-40, 49-40, Zenga, fallo su Zenga che non viene fischiato, come sempre. Baggi, cuore, il rosso di Lodi. Baggi, 49-50, 49-50, 49-50. 49-50, brutta palla, Bianchi, la prende Bianchi, è finita, è finita, è finita, l'arbitro deve fischiare, 45esimo minuto e 20 secondi, la tribuna in piedi e fischia l'arbitro, è Serie D, è Serie D, e che cazzo si può dire una volta nella vita, che patema, che patema, che patema. Meravigliosa emozione, non so cosa dire ragazzi, la tribuna in piedi, la tribuna in piedi, tutti a esultare, la curva, il presidente Barbati, vado, cerco di prendere il presidente, in diretta il presidente, 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 dica, dica quello che vuole. No, non dico niente perché mi sta venendo qualcosa qui, figa. Dica quello, quanto sono contento, figli, bellissimo, bene. Abbiamo voluto quella vittoria, però questa vittoria l'abbiamo sofferta fino alla fine, però ce l'abbiamo fatta, dai. Vada in campo ad abbracciare i suoi leoni, i suoi guerrieri, vada, grazie Press, grazie. Abbiamo preso il presidente in diretta, adesso cercheremo di scendere in campo a festeggiare questa vittoria che ha il sapore, un sapore così non si sentiva da 10 anni. Bentornato guerriero, è un'emozione incredibile, un'emozione unica, un'emozione incredibile, un'emozione incredibile. Adesso andremo in campo con i nostri guerrieri, ci vediamo in campo. La Tavolaccia, pizzeria ristorante. La Tavolaccia, cucina tipica pugliese. La Tavolaccia, qualità e cortesia. Viale Milano 18, Lodi, 0371 417 252.